piacere di ascoltare la loro musica, vero Sabrina? Sì, di assistere ad una loro performance. E allora adesso non ci resta che cominciare con la mente della compagnia d'arte a tambur battente. Cosimo Alberti. Il resto della compagnia, ragazzi. Allora, Cosimo, un bagaglio di esperienza artistica straordinario. Sì. Esperienze lavorative al fianco di Mario Merola, Isa Daniele, Dino Marcelli. Come sta a recitare al fianco di questi grandi? E se mi permette anche Arnolfo Petri, lo Arnolfo Petri e Rosario Ferro. Quindi mi chiedevi come... Come è stata questa esperienza e collaborare con questi grandi artisti? L'esperienza è stata, oltre che favolosa, bellissima, è stata di grande... grande insegnamento, perché questi grandi attori tutti li conoscono, è inutile che io elenchi gli spettacoli e la carriera di questi personaggi, avevano un background favoloso, loro oltre a recitare il copione erano capaci di improvvisare ogni sera una cosa nuova, quindi io ho rubato, per dire il mestiere, ho rubato, ho assimilato e mi ha portato avanti al col teatro, però io sono passato alla televisione con Gloriana, non so se ti ricordi, abbiamo fatto, vi ho anticipato la domanda. No, no, va benissimo, l'avevamo per questo. Ma io sono passato da conduttore a fianco di Gloriana, e quello c'è anche di questa esperienza. Sì, per oltre 10 anni io ho recitato, ho condotto questo programma insieme a Gloriana, e anche il bagaglio di esperienza è stato molto grande, quindi lì trattavamo la storia della canzone classica italiana, che poi in fondo non è altro che quella napoletana, perché è inutile che ve lo dico, il patrimonio della canzone italiana è per la maggior parte, il 98% italiano, napoletano, scusate, napoletano. Quindi ho avuto modo di conoscere tantissimi personaggi, sia della canzone vecchio stile, sia quella contemporanea, ma anche internazionale, più quella di Stuart, per esempio, che si cimentavano nella canzone classica napoletana. Il passo con il popolare, Gianluca, è stato veramente breve, perché avendo io le origini anche pugliesi, quindi con la pizzica pugliese, avendo il ritmo del sangue, avvicinarmi dalla canzone classica napoletana alla canzone tradizionale popolare è stato veramente breve il passo, e mi ha dato la possibilità di conoscere queste persone, che sono tutte accomunate, queste cattive persone, bella Federici, che è una bravissima cantante del panorama popolare, quando parlo di uno, se possiamo dirlo, con Eugenio Peccato, assolutamente. Ho conosciuto lo stesso Peppe Mauro, che è un professionista della Campogna, del Mantice, potremmo dire, il nostro Armando Gagliaccio, che è un marito, che dice un'altra cosa, no? È un maestro di tamburo e tamburello, l'ho visto come solista, è stato una soltanista, e poi la nostra carissima Marilena Gagliadella, che è una falda nella danza, ma si cimenta anche nel suonare sia la tamburra per cantare e anche suonare il, come abbiamo visto, l'organetto. Ci accomuna la passione per la musica popolare, e come che noi abbiamo proposto, siamo diventati la compagnia d'arte, perché avendo la passione per la musica popolare e avendo ognuno un background artistico, abbiamo preso la musica popolare, non l'abbiamo riproposta pari con me, perché ci sono tantissimi gruppi che propongono la musica popolare tradizionale, così diciamo così pura, noi l'abbiamo un po' manipolata, perché essendo attori, ballerini, l'abbiamo fatta un po' nostra, l'abbiamo così manipolata, sempre nel rispetto delle tradizioni popolari. E quello che abbiamo proposto, questa sera era la cambiata, una danza di corteggiamento, lì abbiamo usato il pretesto di essere due artisti di strada, io e Marilena, che tornavamo da una giornata di lavoro, io ancora con la maschera di Pulcinella, lei che scolettava questo organetto, quindi noi artisti di strada che tornavamo stanchi, ma la luna, che stava in cielo, è stato il pretesto per dedicare una poesia e poi allungarci con una tamburiata ignobilmente cantata, canticchiata da me, ma era solo il pretesto per fare questo passaggio tra il manipolato e poi il tradizionale, che è stato quello fatto da
Fiorella, la Peppe e Armando Peraccia. Il nostro spettacolo, che si chiama Varietà Popolare, è tutto basato su pezzi tradizionali manipolati da miei principi, mi assumo la responsabilità, manipolati. E quali sono gli impegni di questo periodo? Gli impegni di questo periodo, noi calchiamo sia le tavole del palcoscenico che eventi culturali, ma anche eventi di strada, la musica cosiddetta corteo. Diciamo che ogni spazio noi sappiamo utilizzarlo, abbiamo un repertorio molto, molto vasto e facilmente inserito in ogni contesto e in ogni necessità. Poi possiamo anche anticipare che abbiamo un progetto che ci accomunerà prossimamente, un progetto teatrale. Velatamente ne accennai qualche giorno fa quando prendevamo questi accordi. E abbiamo un progetto che vogliamo portare avanti con l'aiuto di Gianluca. Un grande piacere e onore. Vogliamo portare in scena una rivisitazione dei tormenti delle anime del Purgatorio. Ambientato nel secondo dopoguerra, una cosa non pesante, ma molto suggestivo. Ma sta ragazza con questi occhi da inglese, perdonate, ho sempre questo background io popolare. No. Allora, prossimo, ascolta, noi siamo giunti a quel termine, sì, di questa puntata. Prima di salutarti, io ti vorrei chiedere, siccome sei straordinario, vorremmo avere il piacere di avervi. Sono loro. Siete straordinari. Siete straordinari. A me farebbe piacere avervi anche nelle prossime puntate. Vi riunirete poi per parlare. Che fate? Cosa dici? Con il tuo pubblico e con tutta la volontà. Ci prende alla sprovvista, non abbiamo nulla di preparato, niente proprio. Va bene, lo salutiamo così. Siccome abbiamo proposto la tammuriata di corteggiamento, che è un ballo antichissimo, secolare, questa danza propiziatoria molto molto affascinante, non posso dare nemmeno il tempo, però le prossime puntate vi racconto un po' che cosa è la tamburiata. Vi riproponiamo una tamburiata invece di spina, prima di